Gli animali simili a degli scoiattoli piccoli che vivevano sottoterra sugli alberi di notte, per di notte andavano in giro a nutrirsi, perché il mondo era dominato da tutti questi rettili giganti che erano i nostri nemici diretti a quell'epoca. Ma andando ancora indietro, noi stessi eravamo dei rettili, e prima ancora degli anfibi, e prima ancora dei pesci polmonati, che sono stati i primi a sbarcare sulla terra, e prima di loro nei mari, perché tutta l'evoluzione per grandissima parte è avvenuta nell'acqua, sotto il mare. E lì allora i nostri antenati erano ancora diversi, erano forme marine molto diverse, di vario tipo, fino ad arrivare alla stazione terminale. L'inizio di tutto erano, ed eravamo, ed eravate, dei batteri, perché le più antiche forme viventi che si state individuate a 3,6 miliardi di anni. Quasi come dire, delle tracce, delle ombre di batteri che esistevano in rocce di quell'epoca. Alcuni ritrovamenti fanno risalire a 3,8 le prime tracce sospette di batteri. Insomma, questo è avvenuto quando la Terra si è formata circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, e in qualche centinaia di milioni di anni i unicellulari che cominciano a cooperare, a vivere in colonie, e cominciano le prime specializzazioni. Uno di questi animali sono le spugne primitive, perché si è stabilito, non sapeva se erano animali o vegetali, sono animali che cominciano a collaborare, questi animaletti, e si riuniscono in colonie con un primo bozzo di specializzazione. Diventano alcune delle cellule un po' più rigide, che servono per sostenere la struttura tubolare, perché queste spugne erano un po' di tubi. Altre che muovono dei flagelli per far muovere l'acqua e attrarre delle particelle in sospensione che possono essere del cibo da incorporare. Altre ancora specializzate per trasformare queste particelle poi in cibo reale, insomma, con alcune specializzazioni, queste spugne, vivendo insieme, queste singole cellule trovano il modo di essere più efficienti, di sopravvivere meglio. E ce l'hanno questa loro tendenza scritta già nel loro patrimonio genetico. L'esperimento è bellissimo, io non l'ho visto, non riferisco così come l'ho letto, ma penso che sia vero, perché le fonti erano attendibili. Il ricambio, lo spoil system, il taglia-taglia, e io già mi immagino dal Quirinale, da Palazzo Chigi, partire una carovana verso Pescara. La storia si ripete, ovviamente, in una forma tutta di leggero spettacolo, ed è così, mai di sabato, signora di Sistra.
insegnante, io voglio tornare a fare quello, però prima mi misero in Rai, senza io lo volessi, però poi ci stette e mi ci divertì. Poi mi misero a Cinecittà, mi ci mise Walter Veltroni e io gli dissi: guarda, sono di un'altra parrocchia. La mia sposa: lo so benissimo, ma mi fido. E vabbè, alla fine mi dissero: 8 anni, ha dimostrato di avere un po' di stoffa, ma perché non si butta in politica? E io risposi la verità. Sapesse cosa disse il mio amico Cacciari a un alto funzionario socialista del tempo di Craxi, che gli diceva: ma perché non ti iscrivi al Partito Socialista? Cacciari disse: ma sai, io appartengo a una delle più ricche famiglie di Venezia, non mi interessa. Ecco, io risposi, non risposi così, perché non appartengo a nessuna ricca famiglia, risposi: no, guardi, io un lavoro ce l'ho, lo faccio, penso decentemente e continuo a far quello, però capisco il collega Conte. Collega Conte ha sentito, come diceva la Perpetua di Manzoni, ha sentito un po' il sapore grasso, per così dire, e tutto sommato gli piace star lì, è del tutto normale, come Annari è meglio che a Futtri, no? Ecco, è del tutto normale, anche se lui comanda in modo perturbato e commosso, per dire la verità, e però questo è importante. Riprendiamo il nostro spoglio dei giornali, parentesi, faccio un po' da Marcord mio e di Pietrangelo, sì, mi piace la battuta di Padre Pio, e capisco, è lui, anch'io ci sono stato e ho avuto, a me mi disse perfino, non mi fece nemmeno inginocchiare, mi disse: so tutto, vattene, e mi date la soluzione, boh. E capisco la battuta di Padre Pio, bisogna ricordarsi che era il Movimento Sociale una volta, questo è un'altra cosa, ma anche il Partito Comunista era un'altra cosa rispetto a PD, e dico, ridateci Baffone giù di lì, anche la Democrazia Cristiana era un'altra cosa rispetto al nulla che poi è venuto dopo. Io non per patriottismo giornalistico, perché lui da grande giornalista fa collaboratore di molti, io da piccolo giornalista, cioè collaboratore di un paio di giornali, fra cui c'è Il Sole 24 Ore, con cui non c'entro nulla, perché il giornale è Confindustria, io quanto a economia non ci capisco nulla, però c'è, ve lo consiglio, prendetelo. Se non volete comprare Il Sole 24 Ore, fatevelo regalare al giornalaio, rubatelo, fate che vi pare. Però lui oggi ci regala, come tutti i giornali regalano sempre una cosa la domenica, il Tutti in Classe, uno speciale, o uno special come si dovrebbe dire, che io vi consiglio non solo di leggere, ci sono molte cose secondo me mediocri, sbagliate, che non tornano, che saranno smentite, ma altre interessanti. Tenetevelo almeno per un qualche mese o per tutto l'anno e vedrete. Dice al ragazzino bassino ma tondo come lui, e gli dice: si stanno per riaprire le scuole, sei pronto? Il ragazzino lo guarda e dice: e tu l'hai preso il Valium? È che probabilmente è quello che succederà a noi adulti o vecchi appena riapriranno le scuole, però è un test importante. Dalla Repubblica invece vi porto un attimo sulle pagine estere, e naturalmente io studio l'Oriente, quindi vi porto in lidi orientali, ma certe cose bisogna ricordarsene, anche perché tutto il bene e anche tutto il male del mondo viene sempre da Oriente verso Occidente, storicamente. Articolo di Sharon Nizza, interessante anche chi scrive. Dopo gli Emirati c'è anche il Bahrain, storico accordo di pace con Israele. I paesi arabi la smettono con questa storia di far circolare nelle loro scuole cartine dove al posto di Israele c'è un'immensa macchia bianca con nulla scritto sopra, perché non si può nemmeno parlare di Israele. Prendono atto che Israele esiste, che ha dimostrato dal 48 in poi, anche da prima quando ancora non c'era, di avere un diritto di esistere, perché il diritto ci si guadagna storicamente, qualche volta anche in modi non troppo gentili, ma la storia è fatta così. Però d'altra parte l'accordo con gli Emirati, l'accordo con l'Arabia Saudita e poi l'accordo con Israele chiude un periodo
ma come sempre periodi storici, che sono tutti di transizione, siamo sempre nel Medioevo, ne apre un altro evidentemente, è la pietra tombale sui diritti di 3 milioni di disgraziati. Questo è un passo in più. C'è una statistica che ci aiuta a essere un po' meno intransigenti su questo fatto. Aggiungo che le condanne a morte comminate dai tribunali teologici in generale non vengono mai eseguite. Prendetevi semplicemente la condanna a morte per adulterio, gravissima, irremissibile, non le lapidano, per carità. L'Iran è uno dei paesi più occidentalizzati del mondo musulmano. Guardate, è molto più della Turchia, tanto di apparenza, anche se c'è stata una rivoluzione che in qualche modo è sembrata, come diciamo noi, tornare indietro, eccetera, eccetera. Ma in realtà l'Iran è profondamente occidentalizzato, lo è nella mentalità delle persone. Basta leggere quello che scrivono gli iraniani, quei film che fanno gli iraniani, sotto anche la vernice qualche volta del conformismo obbligato. E non si lapidano gli adulteri, però si condannano a morte. Si eseguono le condanne a morte? Sushi e consumo ovviamente non è soltanto consumo di panini e focacce, è anche consumo culturale, educazione, formazione, che per inciso diventa più importante che mai nel momento in cui, e io lo considero un fatto estremamente positivo, quello che sembra un auspicio astratto nel 1948, la dichiarazione di San Francisco per cui tutti devono poter esprimere liberamente le loro opinioni, era una cosa detta così a cuor leggero perché tanto pensavo che non fosse possibile. Adesso invece è possibile e ci accorgiamo, e mi sembra una sorpresa futile, che magari queste opinioni sono sessiste, razziste, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, consideriamo piuttosto il fatto che a questo punto mai l'educazione e l'educazione finanziaria è parte dell'educazione umanistica esattamente allo stesso livello. Anche qui pensare, cioè siamo un po' fuorviati da povera e nuda vai filosofia adesso, effettivamente tutto questo. Il punto di approccio più facile nell'educazione, è più facile educare un ragazzo che un adulto già formato, ed è il processo inevitabile, forse l'unico possibile perché la società cresca. Volevo anche sottolineare a voi la stretta connessione che c'è tra il mondo economico e il mondo sociale. Far parte dell'economia è in qualche modo far parte della società. La società è l'economia è un modo in cui la società riesce a intessere dei rapporti e la società attuale è profondamente intessuta l'economia. Questo, ripeto, senza quella marca poco etica e poco morale che di solito, come diceva il professore, si attribuisce al denaro. Noi abbiamo preparato per voi qualche slide per riuscire in qualche modo a presentare la genesi di questo progetto. Io mi sposto perché qui il distanziamento sociale richiede un po' di autogestione. E vi faccio vedere appunto queste veloci slide, che magari funzionasse. Allora, la società per cui lavoriamo, abbiamo lavorato, è appunto un editore di grande tradizione che ha al centro dell'attenzione appunto i ragazzi. La mission, l'obiettivo che abbiamo noi come casa editrice è quella di star vicino ai ragazzi, alla scuola e alla formazione, fornendo appunto dei contenuti nuovi. Pagine perché è molto più semplice il tema, ricordo solamente perché è una cosa che
grida vendetta al cielo, il pentastellato che viene pescato dal Mississippi per presidiare l'Agenzia del Lavoro Italiano, con tutto quello che abbiamo ricevuto in termini di navigator e conseguenze vicine, per non toccare il commesso del negozio dei animali che in questo momento presiede la commissione sulla Next Generation dell'Unione Europea. Quindi ci vorrebbe il seguito, perché effettivamente questo tema qua dello scacco alla competenza è stato un po' una minaccia al merito e tocca sicuramente, come diremo adesso, l'affidabilità della classe dirigente, che poi sia una classe dirigente delle imprese, delle... Oggi sappiamo da statistiche che vengono ripetute costantemente che le posizioni di comando sono ancora saldamente in mano al genere maschile. Ci fa un po' specie, in particolare a chi come me non è proprio giovanissimo, perché sono decenni che stiamo parlando di parità e siamo ancora lì, e forse probabilmente il lockdown ha rimesso indietro le lancette dell'orologio. Io personalmente sono convinto che il caos della scuola della settimana prossima metterà ulteriormente in moto la ribellione delle mamme, quello che succederà. E quindi il tema della diversità di genere è ancora molto attuale, nonostante che alcune ricerche empiriche, e il libro ne parla, dimostrino che le donne performino meglio degli uomini. Performano meglio degli uomini in termini di orientamento al cambiamento, di guida dei team, di comunicazione della visione del loro business, della sottolineatura dei valori della cultura aziendale, di un empowerment più raffinato nei confronti dei collaboratori. Nonostante ciò c'è il soffitto di vetro. Non mi sarà sfuggito un dato interessante, perché l'ho tenuto dal punto di vista dell'esperimento sociale innovativo, perché durante il periodo del Covid, nella ricerca fatta dal World Economic Forum, nelle diverse nazioni del nostro pianeta, quei paesi che sono stati guidati da donne, e quindi la Germania, la Nuova Zelanda, l'Islanda, ma tanti altri, hanno reagito alla crisi della pandemia meglio di altri. Quindi, di fronte allo stesso tema, questo sarebbe un classico esperimento sociale da in psicologia, abbiamo delle performance che sono le performance. Tratti di narcisismo e addirittura psicopatici nettamente superiori all'incidenza di quel tipo di persone nella società in genere. Questo naturalmente ha degli effetti molto negativi sulla gestione delle case e crea, come dice l'autore, un apposito nel quale il narcisista ha bisogno di questo, diciamo, grande spesa per fare un salto verso altre posizioni che l'impresa avrà pagato il fio della propria vabbenaccia. Quindi credo che la risposta alla domanda del Severino sia sì. Credo che la causa di queste, diciamo, situazioni sia, così dice il libro, così dico, sia nel fatto che i criteri di selezione di queste persone sono molto spesso approssimativi e basati appunto su intuito, istinto, capacità di interazione della persona intervistata con l'intervistante, e che questo crei una impressione indelebile che poi porterà alla decisione finale. Sostiene questo signore dal nome difficile da ricordare, Chamorro Premisi, che sarebbe diverso se le imprese adottassero dei criteri di valutazione di cui oggi dispongono, perché oggi la quantità di dati su cui si può fare questo tipo di lavoro è molto elevata, e questo permette di scegliere le persone in base ai criteri il più possibile di oggettivi, ma validi, che vadano al di là della forma più ampia. Tantissimi esempi di donne che guidano istituzioni culturali, per esempio citavamo prima la Melandri, la Cristiana Collo, Serena, cioè il mondo della Melandri, sì, al Maxi, cioè
nel mondo, nel nostro mondo in realtà sono tante le donne che hanno un ruolo manageriale, probabilmente anche perché il mondo della cultura si è affacciata tardivamente al mondo della managerialità, anche se poi spesso i direttori generali sono sempre uomini. Esiste però comunque, per quanto diciamo, il nostro mondo è più aperto forse o più avanti, esiste comunque un tema che è per esempio quello del salariale, perché comunque le donne ancora guadagnano una percentuale inferiore a quello che guadagnano gli uomini nelle stesse posizioni, e credo che il tema delle quote rosa, allora le quote rosa sicuramente sono state propedeutiche e importanti nell'affermare e diciamo, nel costruire una società diversa. Ovviamente sogno una società in cui credo che saremo una società giusta nel momento in cui non avremo più bisogno delle quote rosa. È vero pure che esiste una differenza. Per me che siamo tutti biancaneve, anche con esiti nefasti, è chiaro che si è cercato di procedere in maniera diversa. E in più nel nostro caso, hai ragione tu, il fatto della managerialità è arrivata molto molto dopo. Quindi la nostra generazione è la prima che ha dovuto, no, fare conti e fare a pugni con un altro tipo di gestione. Perché è vero, le donne forse quando prendono un potere tendono a diventare come gli uomini, però è un'arma che ci si ritorce contro in un modo incredibile. Cioè se io sono stata direttore di un orto botanico, avevo 22 giardinieri maschi, ero il primo direttore donna. Quando andavo e prendevo il piglio, cioè quando era il momento di affermare, se fosse un direttore maschio mi avrei detto che figo questo, se lo facevo dicevo l'ha aperto 5 giorni. Non so se a qualcuno è capitato, cioè nel momento in cui noi prendiamo degli atteggiamenti che nella mentalità comune sono contrari all'immagine femminile, l'assertività vi è vietata? A meno che tu non dimostri di essere dello stesso campo di chi stai parlando. Come ho fatto a farmi ascoltare dai giardinieri, sono diventata espertissima di trattori. Che poi ne capissi qualcosa è tutto un altro discorso, e qui ritorna al problema delle competenze, che è essenziale, delle finte competenze, cioè di quello che si può fingere di sapere. E anche qui tutto il capitolo sulla competenza che c'è sul libro, no? E sulla dimostrazione della competenza e del credere in se stessi. Io non ci avevo mai ragionato su questa cosa. Mi hanno fatto un esempio interessante, uno dei più famosi tennisti al mondo, che mi pare che fosse Nadal, dopo una vittoria importante ha dichiarato: come hai fatto a vincere? Ha chiesto, e lui ha risposto: ho creduto in me stesso. Ora io ho riflettuto e dicevo: ma no, hai creduto in te stesso, sei uno che gioca a tennis come una divinità, cioè se vado io Wimbledon non lo vinco. Il credere in se stessi, e questo mito del credere in se stessi funziona, ma se non hai dietro di te una competenza e un talento, altra parola di cui si parla qui dentro e su quale si potrebbero fare anche lì dei ragionamenti, quanto questo nostro paese sia in grado di coltivare i talenti anche a livello culturale. Ricordi che noi viviamo sempre, no, su un equilibrio molto sottile, che credo che capiti anche a Lorenzo, ma sull'organizzare le questioni, sull'idea della cultura. Io sono fermamente convinta che la cultura in questi giorni che stiamo attraversando debba essere il nostro pane. Grazie a questo Deaglio. Allora sentiamo un po' l'opinione di due addetti ai lavori, cioè che stanno dentro quelle filiere produttive e distributive estremamente importanti, che sono state naturalmente toccate da quello che è accaduto, non in maniera del tutto negativa, questo dobbiamo dirlo, insomma, e che affrontano anche un modo diverso di concepire il lavoro e il rapporto con i dipendenti, il rapporto con i consumatori, con la clientela del suo complesso. Io devo aggiungere soltanto un piccolissimo così, frammento di positivo. Il nostro paese ha dato una dimostrazione di pazienza
nella creatività, che io credo sia un elemento positivo. Speriamo che questo ordine prosegua e che si possa in qualche modo gestire meglio un passaggio difficile storico come quello che stiamo vivendo. Allora, io chiederei prima al dottor Bianco, che è l'amministratore. Stato un tema di erogazione del servizio. Questo devo dire abbiamo imparato che ha venuto non solo per la capacità in sé delle nostre persone, abbiamo circa 8.000 persone in campo del servizio, ma probabilmente abbiamo scoperto che quello su cui stavamo investendo da anni, sia digitalizzazione processi, tecnologie e competenze per far funzionare le tecnologie, non arriva solo alla finalità di migliorare la qualità del servizio e renderlo più efficiente, più costoso. In realtà è un modo attraverso cui le imprese oggi devono ragionare per gestire il shock. Quello che è successo è stato appunto uno shock inatteso. Di completamente diverso, invece io gli ho sempre detto no, voglio fare l'astrofisica e questo è rimasto, quindi diciamo che sono contenta, è una promessa anche che ho fatto al nonno, quindi devo riuscirci per lui. Ah no, ma questo è un passaggio molto poetico del libro, in cui a un certo punto voi due bambini andate a raccogliere i meteoriti che ci sono in giro per il sentiero intorno a casa, tornate a casa con dei sassolini, i sassolini sono i meteoriti, il nonno ci sta, li tratta da meteoriti e se li conserva fino a quando poi deve cambiare casa per motivi di salute e se li porta dietro. Lo trovo un incoraggiamento significativo. Naturalmente il secondo capitolo, questo weekend è assolutamente importante ricordarlo, è per l'altra diciamo metà dell'educazione delle persone, cioè la scuola. Quando lunedì i ragazzi torneranno a scuola nelle condizioni. E quindi quando sono tornata dalla mia esperienza negli Stati Uniti, diciamo che a scuola ho iniziato a dedicarci meno tempo, perché il mio tempo lo dedicavo per esempio lo passavo studiando per partecipare a concorsi dell'Agenzia Spaziale Europea, per fare le cose che interessavano a me. Questa cosa ai miei professori non andava molto bene, tant'è che l'ultimo anno mia mamma andava ai colloqui e i miei professori gli dicevano però Linda la vediamo un po' distratta, Linda non mi sa che sta perdendo qualche colpo. E mamma arrivava a casa e mi diceva Linda dovresti studiare di più. Però alla fine io sono molto contenta di aver dedicato parte del mio tempo anche a ciò che mi piaceva, perché ho partecipato a concorsi, ho avuto la possibilità di conoscere molte persone che fanno parte di questo settore, del settore aerospaziale. E forse se io avessi dedicato quel tempo completamente allo studio mi sarei persa il mondo dietro, cioè fuori dalla porta di casa che continuava a scorrere. E quindi devo dire sia un po' meno libero. Allora, Andrea Di Marco, facciamo vedere il logo, tra l'altro forse riusciamo a vederlo anche dietro. Comunque eccolo qua. Io faccio parte del movimento estremista ligure. Benissimo. Il nostro movimento si prefigge di interpretare il sentimento. Sì, anche più piano, c'è il microfono. Perché mi deve interferire? Scusi. Sì. Il nostro sentimento più profondo del popolo ligure, perché noi liguri è vero, siamo un po' burberi, siamo un pochino chiusi, certo. Siamo un po' orsi, sì. Siamo un po' selvaggi, vero, siamo un po' antipatici, siamo di merda. Però noi liguri siamo anche sì? Scontrosi. Nonostante tutte queste cose che si dicono, nonostante tutte queste cose che ci dicono per imbonirci eccetera eccetera, noi siamo un popolo che sarà uno sconosciuto, un estraneo viene da un libro e ci chiede tanto così, ci chiede un aiuto, ci chiede una mano. Cosa fa? Noi siamo i primi a mandarlo a far culo. No! Non è vero. Noi liguri mandiamo a far culo
tutti, senza distinzione di razza, di religione, di inclinazione politica, un vaffanculo è per sempre. È diamante quella roba lì. No, però ha superato la prestazione. Te lo metti sul comodino, bottura, sì. No, te accendi, ti cuore, va pa' culo e ti rimane lì, ti rimane lì. Il simbolo l'abbiamo stampato sui servini al posto di welcome. Cosa c'è scritto? Va fa' culo. Benissimo. Abbiamo uno spioncino, sì? E sotto c'è l'altro buco, uno sputoncino. No! Che brutta immagine. Però, perché nonostante tutti ci stanno sulle palle, anche i nostri parenti, soprattutto i nostri parenti, ci abbiamo anche un nemico giurato. Questo nemico è i milanesi. Queste genti che non so, vedete che mi fa. Sono gli amici di Valtostana. Noi bolognesi siamo. Ma come paglietta non almirante, sono poi Perché il milanese è il vostro nemico? Perché arrivano qui da noi a milioni di terre, aiutate da queste ONG, le organizzazioni non ce la pensano. Non sono le organizzazioni non ce la pensano. Perché non mi devo scalare, arrivano abbronzati come dei primari. Ma cosa vuol dire dei primari? Per darsi importanza si mette un articolo lì davanti al nome, il Marco, il Giorgio, io sono. Io non lo fai fatto lì in Enrico. E noi questa cosa qui ci ha rotto il cazzo! No, basta! Ti è sempre di Enrico, il Enrico. Enrico non i soldi idea. Che portano, perché questo odio per i milanesi? I soldi che portano, anche lì è un falso storico, siamo mica nel medioevo. Basta che devi stare a casa, ci fai un bonifico da casa! Ma che cosa vuol dire? Non c'è mica bisogno di venire qui sfidando le curve che noi abbiamo messo di apposta per scoraggiare. Ah, tutta la parte finale della Serravalle. Anche questi cantieri di adesso. Ah, ci arriviamo perché fa parte del nostro programma elettorale. Andiamo al programma. Ci candidiamo per queste elezioni che sono spartiacque tra quello che c'era e quello che ci sarà. Bella sta frase. Bellissima. I have a dream. Ma l'ho già detto, non si allarghi. Questa me l'ha scritta mio cugino Mario, che ha fatto inglese alle medie. I have a dream. Cosa? No, niente, non per carità. Conosci Mario? Come no? Fatto la I have a dream. Io ho in mente una regione Liguria fatta a forma, fatta proprio a dimensione di Ligure. Una Liguria in cui se due persone bisticciano che tirano fuori tutto nervoso, si mandano a fanculo, non arriva sempre quello che vuole dire a pacifica. Lasciateci può mandarci a fanculo! No, vabbè, ma se sembra che programma è? Prendetevi i cassi vostri, ecco qui siamo a Cavogli, dove hanno inventato la padellata dei cassi vostri. No, non è così, non è così. Ma non è vero! Non è così, è un'altra tradizione. Un'altra tradizione. Lì quando arrivate c'è la padellata dei cassi vostri. Non è quella. La nave per portare. È una storica. Ma perché storicamente dovete votare in America? Non è mica da oggi che ci rivediamo. Va bene, siamo sulla presa. Il primo punto, il secondo. No, il nostro programma elettorale si basa su un concetto fondamentale, un unico punto per la chiarezza della gente. Bravo. E questo unico punto sono tre. Uno. Prima di tutto, no smart working. Perché? No? Smart working, questa pratica aberrante di fare, perché una volta, finito agosto, primi di settembre, i milanesi portavano via il cazzo, se ne tornavano a casa, sempre solo noi, guarda, ce l'abbiamo che giravano per un bellino. Ma però la gente tra l'altro è d'accordissimo, questa cosa mi sta... Ma sì, ma perché c'è pieno di maleducati, i milanesi sono gente maleducata, vanno nei ristoranti, pretendono di venire in porti in un piatto caldo, anche alle 13.30 quando si sa che la cucina fino alle 12.20. Abbiamo mangiato le giure, non è vero. I milanesi vanno al ristorante pretendono che il cameriere ci porta a mangiare lì sul tavolo. Certo, visto un milanese che finito di andare a mangiare si alza e ti aiuta un po' a sparecchiare. Ma no, ma non deve farlo. Non hai mai visto un milanese che magari va nella stessa trattoria per giorni e giorni? Cane, se una volta si presenta con la scatola di cioccolatini. Ma non devo fare adesso, devo portare il cioccolatino e poi. Che succede che non sono male. Secondo punto importantissimo, i cantieri intelligenti. Oh, poi ne parliamo, è la Liguria. Perché quest'estate in Liguria è stata un po' un'estate particolare, con tutti questi cantieri. Diciamo ci mettevi 5 ore per fare 5 km. E questa era una buona notizia. Perché era un grosso disincentivo alla gente per venire da noi. Non
però purtroppo ahimè c'è rimasto anche invischiato anche qualche ligure che purtroppo doveva prendere l'autostrada per delle urgenze, doveva andare a Perfumi, doveva andare a Castellaciuga. Sono le urgenze, sulla Ciuga. Allora noi ci abbiamo pensato, perché noi siamo gente che ci pensa, abbiamo tirato fuori i cantieri intelligenti, mettiamo dei sensori in tutte le macchine perché la tecnologia ci viene incontro. Passa la macchina di un milanese, cantiere. Passa la macchina di un ligure, ve li corsia preferenza. Ah, si apre il traffico. Sì, è per questo che noi abbiamo pensato anche a questo slogan. Sì. È uno slogan che c'è del filosofico, che si basa su due parole. Milano, suca. Ma no, non accetto. Non applaudite perché... Non essere banali, metti Milano Suca alle regionali. Ma figurati se lo slogan anche. Lei anche dei Santini li ha portati. Ho portato i Santini perché io non li buttavo. Ne abbiamo fatto 450 perché avevamo ancora 300 delle elezioni europee. Prima dobbiamo far andare come il pane secco, no? Prima si finisce quelli prima. E poi li diamo? Si vuole consegnare lei? No, dopo. Ma lì a Pagnoncelli, così poi magari Pagnoncelli daranno ragione. Questo è. Ecco. Ma non sia complice Pagnoncelli di questa cosa? Chi? Cosa fa? Ma come Vespa? La mascherina sono tutti uguali. Non è vero, dai, vai. Va bene, spacca un punto. L'ultimo punto, quota 100. Oh, finalmente le pensioni. Noi siamo, ma che pensioni? Per 100 milanesi per comune al massimo. Non ne possiamo avere di più. Perché comunque noi non siamo per l'accoglienza zero. Tolleranza zero. Noi siamo convinti che questo fenomeno solo controlli, lo tieni controllato, quote circoscritto, bravo. Questi focolai di milanesi. Però che focolai, ma che focolai, se mica gente. Portiamo i soldi, compriamo i gelati e tutte le cagate che avete qua. Ma come cagate? Ma e poi dice che non sono preso un po' di milanesi. Mi viene la quante calamite da frigo ho preso ieri? 5. Devi comprare anche il frigo, se no non hai fatto niente. Hai ragione. Di Marco, un'ultima cosa, poi. L'ultima cosa, questa cosa però, perché noi ci siamo resi conti durante il lockdown, che un po' di milanesi noi ci abbiamo bisogno. Noi, un pochino, vi dobbiamo voler. Noi vi vogliamo, vogliamo che siate liberi di poter venire qui da noi, per dirvi in faccia di no venire qui da noi. Perché il milanese a noi ci serve, perché senza il milanese. Con chi cazzo ce la prendiamo noi? Con chi ci sfoghiamo con il nostro nervoso? E di là, io sono di Bologna. Ma perché i milanesi hanno sempre risolto tantissime beghe familiari tra di noi, perché i milanesi è anche gente che mangia il pesto senza l'aglio, quindi con una moralità bassissima. No, ma non è questione di digestione. Questa è un'offesa importantissima. Moralità bassissima. Avete risolto i problemi coniugali, perché magari tu tornavi a casa, vedevi tua moglie che ti tradiva e dice: oh, ma mi stai facendo le corna! E lei dice: sì, però i milanesi mangiano un pezzo di salame. Oh, ma lui è vero! Dirottavano il nervoso. Ho capito. Però. Quindi noi siamo per l'accoglienza, infatti mio cugino, Mario, che ha un bed and breakfast a Borgo Ratti, che è uno dello suggestivo di Genova. Ti percepito, dalle risate. Quelli che la conoscono lo sanno, perché è vicino all'ospedale San Martino e al cimitero di Stagliere. È un transito, è un transito. Per un ligure c'ha tutti i servizi essenziali. Quello che serve. Si è scritto a questo bed and breakfast, si è scritto un milanese, avrà sbagliato. No, perché? Magari vuole sperimentare. Comunque, primo giorno si vede, il milanese dice buongiorno. E già questo. Mio cugino ha detto è una provocazione. Questo milanese è quello proprio milanese, ci dice. No, faccia la storia del stamattina sveglia 5:30 a te. Ancora sta storia. Corsetta a te. Tutta roba. Docetta rigeneratrice a te. Video call con Zoom in ufficio. Dai! Ho fatto il tempo di andare a tagli, non c'è più una sprava. Come l'hanno portata all'ospedale, pronto soccorso? Tac! Lì sì. Positiva o negativa? Non lo sappiamo. Però lui, che è mio cugino Mario, oltre ad aver studiato l'inglese alle medie, è anche una persona sensibile, ci ha fatto avere subito un bigliettino in ufficio. Ci ha fatto in ufficio in ospedale, ci ha scritto: guarda, mi pazienza, che tu sia un operaio, che tu sia un duca. Chi giunga, no, il mio più sentito Milano. Guarda, perché mi ha detto mio cugino Mario. Allora, Di Marco. Zingarino, che parlo soltanto.
amici del nostro rame si prendono, sono sporchi e non si lavano, se dite contro poi ti picchiano, sono tutti così. Ma tutti? Sì, e anche quelli dell'Equador, che vanno a parco con il barbecue, come le merde si ubriacano, lasciando sporco s'accoltellano, mi sa su cazzo gli islamici, con quelle barbe lunghe mi spaventano, il loro scopo è distruggerci, rendorci tutti in schiavitù, odio i cinesi e gli asiatici, che non li vedi mai quando vogliono, come la gente di cui tanto tutto comprano, sono tutti così. Ma tutti? Sì, e anche quelli del Senegal, non sono razzista ma puzzano, le nigeriane che battono, tutti gli islami ti pregano, mi sta sul cazzo gli svizzeri, non puoi neanche respirare che ti multano, i francesi sono succini, i tedeschi troppo rigidi e chiamabili, ma anche quelli di Napoli, che devono fare tutti un po' le vittime, i romani se la tirano, si credono meglio di me. I milanesi sono nevrotici, i mafiosi per la voce sono insicuri, per non parlare poi dei calabri, sono tutti così. Ma tutti? Sì, io sono nato a Genova, i savonesi mi urtano, in generale tutti i liguri, compresi quelli della mia città, i parenti non mi tollerano, non sopporto il mio ramo genealogico, che voglio i figli genitori e anche Dio, mi sto sul cazzo anch'io. Grazie per la visita.